Perfetto, buongiorno a tutti, dovremmo essere in diretta e quindi prima di iniziare vi chiedo un feedback, se potete scriveteci in chat se ci sentite, se ci vedete, vedo che piano piano state aumentando e che so che tantissime scuole comunque ci seguiranno in differita perché in questo momento stanno facendo lezioni, quindi va bene lo stesso, insomma noi lasciamo qui questa chiacchierata registrata e poi vedetela pure quando volete. Benvenuti di nuovo, noi siamo qui per celebrare oggi la giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Abbiamo organizzato questo seminario noi di Talent, io sono Elisa Mazzieri, l'amministratrice delegata di Talent, che è una società che fa didattica innovativa e quindi che supporta le scuole nell'introduzione della tecnologia nella didattica e di altre attività innovative. E insieme con Osimo Lab, vedete il logo qui alle mie spalle, e Osimo Lab è una sorta di contenitore estremamente innovativo di esperienze scientifiche, imprenditoriali, di educazione per contaminarsi a vicenda tra giovani e meno giovani, insomma, tra tutti coloro che hanno esperienze innovative da portare. Questo sarà. Ah, vi porto anche chiaramente i saluti del sindaco di Osimo, che crede moltissimo in questo progetto. Purtroppo in questo momento non riesce ad entrare, forse entrerà più tardi. Direi subito di iniziare. Saremo assolutamente informali, visto che la nostra platea oggi è di studenti. Passo subito vorremmo cominciare, insomma, questa carrellata parlando di tecnologia e scienza. Partiamo dalla tecnologia e dai mestieri del futuro, vi racconteremo un po' in Talent cosa facciamo per portare la tecnologia a scuola, per darvi strumenti, per dare agli studenti degli strumenti utili per costruire competenze particolari che saranno a voi utili nel futuro. E quindi passo adesso la parola al mio collega Roberto e poi sentiremo le nostre amiche scienziate, ve le presenterò più tardi. Adesso ci togliamo dalle telecamere e lasciamo la parola a Roberto. Ok, grazie mille Elisa. Allora, attivo un attimo una piccola presentazione che ho preparato, quindi qualche secondo, ecco, tecnico, ecco, perfetto. Allora, presentazioni doverose, io mi chiamo Roberto Faloppi, ho una laurea in ingegneria biomedica e sono un formatore ed educatore di Talent ed anche un membro attivo della community di WeTurtle.org. Mi occupo in Talent di formazione sia per i docenti che per gli studenti su diverse discipline legate al mondo della tecnologia, quelle che oggi chiamiamo le STEM, la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. Tra le tante attività che proponiamo in Talent, le più importanti e quelle sicuramente che portiamo avanti quotidianamente sono rappresentate dalle icone che vedete nella presentazione, ovvero la robotica, ma anche la programmazione a 360 gradi. Stiamo introducendo ultimamente l'intelligenza artificiale e il mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata e poi tutto quello che riguarda la cittadinanza digitale e la media education. Allora, ecco qua. Volevo iniziare questo intervento presentandovi uno studio del World Economic Forum, secondo il quale il 65% dei ragazzi che oggi frequenta la scuola domani farà un mestiere che non è stato ancora inventato. E questo perché? Perché se pensiamo all'evoluzione tecnologica che c'è stata negli ultimi anni, pensiamo all'inizio del Novecento e poi alla fine del Novecento, ma anche a questi primi 20 anni di questo nuovo millennio, ci accorgiamo che la tecnologia ha subito un'evoluzione pazzesca in così poco tempo. Forse mai nella storia c'è stata un'evoluzione tecnologica in un arco di tempo così ristretto. E oggi ci apprestiamo a vivere una nuova rivoluzione industriale chiamata Industria 4.0, in cui vediamo la massiccia introduzione della robotica non solo nelle grandi imprese in cui già era presente, ma anche nelle piccole imprese, nelle piccole industrie, soprattutto intorno a noi, nella nostra vita quotidiana e addirittura nelle nostre case.
E inoltre, oltre alla presenza della robotica, vediamo la presenza dei dispositivi connessi alla rete e connessi tra di loro, quello che oggi si chiama Internet of Things, ovvero l'internet delle cose. E perché ho voluto iniziare con queste considerazioni? Ma semplicemente per dirvi che quello che oggi sto svolgendo, quello di educatore STEM, è una professione che fino a qualche anno fa non esisteva e forse nessuno neanche si immaginava. Ai miei tempi, quando frequentavo la scuola elementare e la scuola media, non c'erano i computer a scuola, non c'erano le aule multimediali, le ho incontrate soltanto poi al liceo, mentre oggi il computer probabilmente è il nostro miglior alleato sia nel mondo lavorativo ma anche nel mondo ricreativo. E l'informatica sta assumendo un ruolo sempre più presente nella nostra vita. Per cui conoscere questo mondo, il mondo informatico, non può che renderci sicuramente dei cittadini più consapevoli e prepararci poi alle sfide di domani. Visto che tante delle attività che Talent porta avanti riguardano la robotica, oggi volevo parlarvi proprio di questa grande tematica, partendo lasciandovi una piccola definizione di robot. Innanzitutto la parola robot nasce da una lingua che nessuno pensa mai, che è la lingua cecoslovacca, e dalla parola robota, che vuol dire lavoro pesante, e nasce nel mondo letterario, piuttosto che nel mondo tecnologico, in un dramma di Karel Čapek. E possiamo dare una definizione di robot, una definizione cosiddetta informale, non tecnica, ma comunque esaustiva, che ci fa capire che cos'è e che cosa fa un robot. Per cui possiamo dire che un robot è una macchina, cioè tutto quello che rappresenta una macchina, un insieme di componenti, di circuiti, di motori, eccetera, che svolge un lavoro, lo fa al posto dell'uomo, e soprattutto quello che lo differenzia da una macchina tradizionale è che lo fa in maniera autonoma e quindi in maniera più o meno indipendente. I robot nascono verso la metà del Novecento con l'introduzione dell'elettronica nelle macchine autonome, e il primo robot industriale ad essere stato utilizzato risale al 1960, si chiamava Unimate Robot e fu utilizzato dalla General Motors all'interno della sua catena di montaggio, per cui parliamo di industria automobilistica. Nella didattica, quindi nel mondo della scuola, invece la robotica è entrata sicuramente grazie al lavoro svolto da un personaggio illustre in questo settore che si chiama Seymour Papert, scomparso nel 2016, che trascorse tutta la sua vita a capire come la tecnologia potesse aiutare gli studenti nel loro processo di apprendimento. Papert era un matematico e pedagogista sudafricano, poi naturalizzato statunitense, che lavorando insieme a Piaget, altra grande personalità del Novecento, e basandosi sulle sue teorie costruttiviste, arrivò poi a formulare la sua personale teoria, la teoria del costruzionismo, secondo la quale i processi mentali che avvengono nelle nostre teste avvengono in maniera più favorevole, come diceva Papert, in maniera più felice, quando vengono accompagnate parallelamente dalla costruzione di qualcosa di più concreto, come ad esempio un qualcosa di tangibile, un castello di sabbia, ma anche un qualcosa di più astratto, di più virtuale, come un programma al computer o addirittura una teoria dell'universo. Talent, che come ha detto Elisa è una società che si occupa di tecnologie innovative per la didattica, sposa in pieno questa teoria costruzionista di Papert, per cui le attività che porta nelle scuole contengono sì parti di spiegazioni teoriche, ma sicuramente tanta pratica, tanta sperimentazione. È proprio dalla sperimentazione che è nata questa società nel 2015 in due scuole della città di Loreto. E dal 2015 abbiamo portato avanti poi tante attività direttamente con gli studenti in aula e anche in DAD, visto l'ultimo anno trascorso, e poi anche tanta formazione verso i docenti. Sicuramente ci siamo, come detto, occupati di tanta robotica, e oggi in questa presentazione volevo proprio parlarvi e farvi vedere qualche attività, qualche spunto di attività che abbiamo portato nelle scuole. Innanzitutto, la robotica a quali livelli di istruzione si può introdurre? Beh, in realtà si può introdurre già nell'infanzia e nei primi anni della scuola primaria con dei robot molto semplici. Qui non abbiamo la fase di costruzione del robot, ma eventualmente ci può essere la fase di costruzione di quello che circonda un robot, ad esempio
una sorta di casa dove puoi riporre il robot, o un diorama di uno scenario in cui far muovere il robot, e in cui si utilizzano dei robot molto semplici, come quello che vedete nella foto, a forma di ape, su cui dorso ci sono alcuni bottoni per andare avanti, indietro, a sinistra e a destra, e poi il bottone Go per attivare l'algoritmo che abbiamo programmato. E questo serve per innanzitutto capire la logica che sta dietro alla programmazione, con le istruzioni in sequenza ed anche le istruzioni cicliche, e quindi far sviluppare quello che è il pensiero computazionale ai ragazzi. E poi, se pensate al mondo dell'infanzia, in cui i bambini spesso ancora non distinguono bene la sinistra e la destra, queste attività li aiutano molto nella spazialità, e quindi nell'orientamento e nel movimento. Poi, crescendo e quindi salendo con i livelli di istruzione, si passa da dei robot già preassemblati a dei veri e propri kit robotici, in cui all'interno abbiamo dei componenti, degli ingranaggi, dei motori, dei sensori e degli attuatori. Tutti parti che possono essere utilizzate dagli studenti per costruire dei robot seguendo delle istruzioni, quindi arrivare tutti quanti, tutti i gruppi, perché spesso sono attività di gruppo, alla costruzione di un robot uguale, e su cui poi eseguire delle sfide o delle missioni, oppure attività un po' più creative in cui ciascun gruppo o ciascuno studente può pensare e ideare il proprio personale robot, progettarlo, costruirlo ed infine anche ovviamente programmarlo per farlo muovere, fargli compiere le azioni che voleva fare. Nelle prossime slide volevo quindi presentarvi qualche progetto applicato al mondo della robotica. Il primo che vi mostro è la robotica applicata alle città del futuro, quindi alle smart city, in cui i ragazzi della scuola primaria della città di Loreto, oltre a costruire il diorama di una ipotetica città del futuro, dovevano anche pensare, progettare, costruire ed infine anche ovviamente programmare dei robot con un kit, in questo caso era della Lego, dei robot che dovevano svolgere delle particolari funzioni che secondo loro erano utili in una smart city del futuro. Ma il mondo della tecnologia può essere anche applicato ad altri settori che apparentemente sono lontani dalla tecnologia, come esempio quello della natura o della biologia, e un'attività che abbiamo percorso in questo senso è la creazione di un orto tecnologico, in cui grazie a particolari sensori, come il sensore di luminosità, che è in grado di osservare, di capire quanta luce c'è nell'ambiente, oppure il sensore di umidità, che è in grado di rilevare l'umidità sulle superfici o all'interno dei materiali, o addirittura il sensore di temperatura, che quindi è in grado di rilevare la temperatura dell'ambiente o delle superfici. In questo modo i ragazzi hanno progettato i loro sistemi robotici per un'efficienza energetica, quindi il minor spreco di acqua che veniva attivato, l'innaffiamento delle piante veniva attivato soltanto in determinate condizioni. Oppure, sempre rimanendo nel mondo della natura, costruire dei robot dalla forma animale, in questo caso di un pesce, quindi immaginatevi ecco di mettere poi a questo scheletro un bel costume da pesce, ma la costruzione di questa tipologia di robot va a riprodurre esattamente i movimenti che effettua il pesce, quindi i movimenti delle pinne caudali, delle pinne dorsali ed anche della bocca del pesce, con tutti i sensori che servono poi ad attivare tutti quanti i motori. E infine anche la tecnologia a servizio dell'uomo, è quello che è la casa domotica, quello che oggi parliamo è un tema di grande attualità, che un po' vi avevo detto anche prima, no? L'Internet of Things, tutti i dispositivi connessi in rete, basta guardarci intorno anche nelle proprie case e vedere quanti dispositivi abbiamo oggi che sono connessi e che dialogano tra di loro. Ebbene, in questa attività i ragazzi anche qui dovevano ricostruire uno scenario, un'ipotetica casa, e poi programmare i loro sistemi attraverso il centro di controllo che gestiva tutte quante le informazioni ricavate dai sensori, attivare i vari attuatori, tra cui motori e luci, in modo tale da aprire le tapparelle quando fuori c'era la luce, quindi per far entrare la luce nelle abitazioni, e contemporaneamente spegnere i LED, quindi spegnere l'illuminazione interna, sempre per il risparmio energetico. Qui risparmio sull'elettricità, oppure viceversa quando fuori era buio chiudere le tapparelle, e qui parliamo di risparmio termico, e poi accendere le luci soltanto in quegli ambienti in cui veniva rilevata
una presenza. Nelle prossime slide invece ho voluto mettere i tre capisaldi delle attività che portiamo avanti e l'ho richiuse in tre parole. La prima è hard fun, ovvero il divertimento quando le cose si fanno difficili, quando dobbiamo risolvere problemi reali, problemi concreti da tradurre poi in istruzioni che devono essere eseguite o dal computer o in questo caso anche dai robot. E poi sicuramente la progettazione. Ho perso il conto di quante volte ho detto progettare in questo intervento, ma perché progettare è fondamentale per noi e vuol dire diventare parte attiva nella creazione di contenuti e prodotti digitali, che siano la costruzione di un robot o di un programma al computer, ma anche la programmazione di un videogame o di un sito web o di un blog, oppure contenuti in realtà virtuale e realtà aumentata, ma anche programmi che sfruttano l'intelligenza artificiale, oppure creazione di video e di podcast e di contenuti audio e video. E infine sbagliare, perché quando ci troviamo di fronte sfide che devono andare a risolvere dei problemi concreti, molto complessi, l'errore è sempre dietro l'angolo, ma nel momento in cui troviamo una complessità da risolvere, quindi sbagliamo spesso nell'affrontarlo, non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo assolutamente abbandonare il progetto, ma dobbiamo cercare di capire come risolverlo, dove abbiamo sbagliato, correggere i nostri errori e poi prepararci alle sfide che ci vengono proposte successivamente. La robotica spesso viene considerata un po' inaccessibile, perché comunque richiede l'acquisto di un kit robotico per la costruzione vera e propria del robot, ma in realtà in determinati momenti o in determinate situazioni abbiamo un'arma che possiamo tirar fuori e che può essere utile per avvicinarci a questo fantastico mondo, che è il mondo dei simulatori. Soprattutto in questo periodo in cui le attività in presenza e le attività di gruppo, che come avevo accennato prima sono fondamentali anche queste nel nostro percorso, sono un po' difficili da affrontare o da gestire, allora l'utilizzo di simulatori che comunque nulla toglie all'esperienza di programmazione di un robot, anche perché molto spesso nel mondo lavorativo gli stessi programmatori di robot utilizzano poi dei simulatori ovviamente pensati per quei robot con cui lavorano, su cui testare i loro programmi, proprio per cercare di diminuire eventuali errori o problemi al robot che potrebbero risultare anche costosi, per cui si possono trovare in rete tantissimi simulatori gratuiti e anche senza la necessità di iscrizione. Uno di questi si chiama Vex Code VR ed è proprio quello che volevo presentarvi oggi. Volevo farvi vedere velocemente un'ipotetica attività che possiamo sviluppare con la robotica attraverso i simulatori. Ovviamente io vi farò vedere quello che è il risultato finale che i ragazzi invece raggiungono con una serie di incontri dopo aver capito tutte le varie componenti e aver fatto tutte le prove di programmazione. Quindi vado a condividere il mio schermo, quindi vi chiedo ancora qualche secondo di attesa. Ecco qua, dovreste vedere il mio desktop. Sono già dentro l'ambiente virtuale che vi ricordo si chiama Vex Code VR, dove VR sta per Virtual Robot, e è un ambiente visuale in cui le istruzioni sono istruzioni a blocchi, cioè ogni blocchetto che troviamo a sinistra rappresenta un'istruzione che viene scritta al suo interno. Sono divise tutte per categorie, divise ogni categoria per colore, e quindi le istruzioni che abbiamo sono associate ad ogni categoria. Assomiglia un po' a Scratch per chi lo conosce e a tutto quel mondo della programmazione a blocchi. Il nostro robottino dove si trova? Beh, dobbiamo cliccare in Playground, quindi nel nostro terreno di gioco, e in questo simulatore abbiamo diversi scenari che possiamo andare a selezionare. Quello che ho scelto per questo incontro si chiama Coral Reef Cleanup. Ci troviamo in un ambiente sottomarino, ahimè ricco di rifiuti, ne vediamo già presenti 5 impostazioni in dei punti fissi, ma una volta che io attiverò il tasto play e quindi manderò in esecuzione il mio programma, dopo un po' di tempo i rifiuti continuano a cadere dalla superficie. È un po' quello che purtroppo succede nei nostri mari e nei nostri oceani, per cui la nostra obiettivo è programmare il robot in modo tale da raccogliere più rifiuti possibili.
in un determinato tempo, e il tempo è dettato purtroppo dalla batteria, perché nel momento in cui azioniamo i motori la batteria diminuisce e quindi abbiamo poco tempo a disposizione. Osservando lo scenario iniziale potrei pensare di programmare il robot per raggiungere questi 5 rifiuti, ma poi, come vi dicevo, i rifiuti cadono in maniera casuale, per cui non posso stabilire a priori qual è la direzione che il robot deve percorrere. Allora posso ragionare in questo modo, sfruttando i sensori e facendomi una domanda fondamentale, e la domanda fondamentale è questa: di fronte a me ho un rifiuto? Se la risposta è positiva, allora io dovrò raggiungere questo rifiuto; se la risposta è negativa, dovrò girare e andare a cercare un altro rifiuto. E questo come si fa? Si utilizza un'istruzione di controllo, che è un'istruzione condizionale chiamata if then else, si aggancia con il blocco evento when started, e poi dobbiamo andare ad inserire la condizione. Quindi, sfruttando il sensore di distanza nella categoria sensing, prendiamo questa istruzione, che ha una forma esagonale che vedete si incolla perfettamente a fianco all'if, e se andiamo a leggere qui leggiamo: se il sensore di distanza trova un oggetto, la risposta positiva mi dice allora farò una determinata azione, altrimenti ne farò un'altra. Qual è l'azione che faccio quando la risposta è positiva? Beh, sicuramente vado incontro all'oggetto, quindi guido in avanti per quanta distanza? Beh, questo me lo dice sempre il sensore di distanza, che va a calcolare proprio in millimetri la distanza dall'oggetto. E poi, nel momento in cui invece la risposta è negativa, quindi quando non ho un oggetto di fronte a me, allora girerò di una certa quantità. E anche qui posso andare a scrivere, ad esempio, 30 gradi o 90 gradi, oppure posso andare a inserire ogni volta una rotazione diversa, presa in modo random, ad esempio tra 90 e 180 gradi. Proviamo quindi a mandare in esecuzione il nostro programma. Ecco che il robottino punta subito al primo rifiuto, alla bottiglia di fronte a sé, ma poi si ferma. Perché? Perché questa azione, che è un'azione di controllo, deve essere eseguita per tutta la durata del programma, per cui ci manca inserire un'istruzione che è un'istruzione ciclica, che si chiama forever, al cui interno dobbiamo inserire l'azione di controllo, e poi agganciamo tutto all'evento when started. Ora, riprovando a mandare in esecuzione il programma, vediamo che il robot punta la bottiglia, poi inizia le sue rotazioni. E quindi potrei dire già di aver trovato un algoritmo risolutivo. C'è un piccolo problema, perché sicuramente l'algoritmo è efficace, cioè fa quello per cui è stato programmato, il robot va a raccogliere i rifiuti, ma non è efficiente, perché nel momento in cui lui gira in maniera casuale, il controllo sull'ostacolo lo fa appena finisce la sua rotazione, per cui, come avete appena visto, a volte lui gira e anche se vede qualcosa di fronte a sé non gli va incontro. Perché questo? Perché deve terminare le singole rotazioni. Allora possiamo ottimizzare l'algoritmo andando a cancellare la rotazione per una certa quantità e invece inserendo semplicemente una rotazione senza vincoli. A sinistra o a destra è indifferente. In questo modo il robot, appena inizia a ruotare, controlla istantaneamente se è di fronte a un oggetto, per cui non fa delle rotazioni a vuoto, a meno che l'oggetto non è proprio distante. Poi siamo sempre in un fondale marino, quindi ci sono anche le dune, e a volte il segnale di ritorno dal sensore di distanza non è così efficace, però siamo riusciti comunque a trovare e a ottimizzare un algoritmo. Poi chissà se qualcuno di voi, sperimentando e giocando un po' con i simulatori, si appassiona a questo mondo e crescendo vuole intraprendere degli studi informatici, comunque legati al mondo della robotica, e un domani inventerà un robot che finalmente risolverà questo grave problema che sta affliggendo tutti noi. Io l'incontro di oggi è terminato, ripasso velocemente alle presentazioni, ma semplicemente per lasciarvi qualche spazio ad eventuali domande, nel caso ci fossero, altrimenti lascio la parola agli altri relatori. Sì, grazie mille Roberto. Se avete delle domande, se avete accesso alla chat, scriveteci pure, poi magari ci possiamo tornare anche in seguito man mano che le raccogliamo. Abbiamo voluto, come dicevo prima, iniziare dalla tecnologia e spostarci mano a mano sempre più in scenari particolari e lontani dall'immaginario quotidiano.
per farlo adesso diamo la parola ad una dottoressa, si chiama Verdiana Del Rosso, esperta in matematica, e vediamo un po' che cosa vuole mostrarci e raccontarci. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Talent e il Comune di Osimo per l'invito. Come ha detto già Elisa, ho fatto un percorso matematico e vi volevo un po' quest'oggi raccontare il mio percorso e quindi come la matematica, come ho applicato la matematica nel mondo del lavoro. Per farvi capire un po' che il matematico non è solo colui, cioè non ha come unico sbocco andare a insegnare matematica, ecco. Questo è il mio obiettivo di oggi. Adesso vi condivido lo schermo. Ok, riuscite a vedere bene sì, le slide? Sì, grazie mille, perfetto. Perfetto, grazie mille. Quindi inizio con raccontare che qual è stata insomma un po' il percorso che ho fatto. Ho studiato al liceo scientifico a Fermo e poi al termine ovviamente del percorso mi si è aperta la domanda di cercare di capire quello che fare dopo. In realtà fin da piccola ho amato la matematica nel mio percorso di studi e quindi senza in realtà troppe domande, ovviamente me ne sono fatte un po', all'epoca andavo anche molto in ingegneria, quindi ho cercato di vedere un po' anche altre strade, però alla fine ho scelto di seguire questa vocazione, forse la chiamerei questa dote un po' propensione che mi sentivo, e quindi mi sono iscritta al corso di matematica all'Università di Camerino. Nel percorso ho fatto un percorso in realtà molto teorico e ho terminato la mia tesi magistrale su un argomento che adesso è abbastanza attuale, il concetto di lenti gravitazionali, buchi neri e singolarità nude. Quindi in questo caso c'era matematica e fisica che si intrecciavano, ma in realtà nell'ambito diciamo, cosmologico c'è veramente molta matematica, anche tutta la relatività generale che è stata fatta pensata da Einstein è piena di, cioè è fondamentalmente una teoria matematica. E qui un po' vediamo sull'immagine il concetto di lente gravitazionale, cioè se qui a sinistra abbiamo la Terra, c'è un buco nero in mezzo, una grande massa al centro e dietro una stella. Non riusciamo ovviamente a vedere... non riusciremo a vedere la stella in teoria, perché? Perché c'è una massa che si frappone tra noi e la stella, ma... il concetto di lente gravitazionale ci dice che questa massa molto grande curva i raggi luminosi e quindi in un qualche modo ci fa arrivare la luce che è emessa dalla stella e noi riusciamo a vedere due o più immagini, poi dipende dal tipo di massa che c'è dentro, della stella che c'è dietro, e quindi riusciamo in un qualche modo a vedere la stella nascosta. E nel mio lavoro insomma in realtà cercavamo di capire se come cambiava questa curvatura in base alla massa che c'era dentro, quindi se riuscivamo se si riesce in un qualche modo a avere informazioni sulla massa, quindi sui buchi neri che sono queste masse molto grandi che vanno a creare queste curvature dei raggi luminosi. E quindi qui insomma sono partita un po' su ambito fisico e cosmologico. Terminata l'università mi è stato proposto di andare a lavorare su un progetto legato alle moto, quindi un ambito completamente diverso. Io durante l'università ho fatto come tirocinio, che era obbligatorio, sono andata a scuola. In realtà mi aveva sempre incuriosito l'ambito delle aziendale industriale, perché era un ambito che io non conoscevo, mentre la scuola mi era più nota. Per varie vicissitudini durante il percorso universitario non sono riuscita a
a vederlo, e quindi in realtà questa sfida, questa nuova, questo nuovo ambito mi incuriosiva, e quindi questa è stata una richiesta da un'azienda di Osimo, la Visionar, che aveva chiesto all'università se c'era qualcuno che si potesse occupare di un problema legato alle loro moto. Qui a sinistra è l'immagine in cui, insomma, durante il percorso sono andata poi al museo della Ducati a Borgo Panigale, quindi sono su una moto della Ducati. Ma qual era il problema che abbastanza in realtà quotidiano, chiunque di noi, più o meno, insomma, chiunque, magari non tutti abbiamo uno scooter o una moto, ma sicuramente una bicicletta sì, per cui sappiamo benissimo che se stiamo a bassa velocità, quindi se andiamo molto piano, è molto difficile tenere in equilibrio la bicicletta, diciamo, piuttosto che la moto. O ancora sappiamo il pericolo che corriamo quando andiamo sulla ghiaia, piuttosto che andiamo in giro quando c'è pioggia, oppure se giriamo sui nostri centri abitati, che nella maggior parte dei casi hanno una pavimentazione che non è l'asfalto. E quindi in tutti questi casi abbiamo instabilità o possibilità di perdita di aderenza, quindi in cui la moto può scivolare o cadere, e quindi questo è un rischio molto grande per chi guida quella motocicletta piuttosto che quella bicicletta. E quindi questo era il problema, un matematico comunque parte dai problemi. Abbiamo cercato di vedere in giro come questi problemi erano affrontati, e attualmente in realtà ci sono delle soluzioni che già conosciamo. Molte di queste vengono dal mondo delle macchine, sicuramente l'ABS, quindi il problema di evitare che la ruota anteriore si blocchi quando, o posteriore in realtà, quando freniamo bruscamente, è una soluzione nota. Anche il controllo di trazione, per chi magari guida la macchina, o per i ragazzi magari un pochino più grandi del quinto superiore, magari capiscono ciò di cui sto parlando. Trasportare questi algoritmi nelle moto non è la stessa cosa, perché mentre una macchina, se la lasci ferma, si tiene in piedi, una moto, se la lasci ferma, cade. Quindi ci sono questa instabilità intrinseca che ha la motocicletta, dà vita a tutta una serie di altre problematiche che vanno tenute in conto. Altri sistemi, soprattutto per la bassa velocità, che sono stati sviluppati o pensati, in realtà abbiamo un sistema di razzetti sviluppato da Bosch, in realtà per un solo utilizzo, che possiamo vedere qui a sinistra, quindi qualora sto cadendo, quindi mi sto inclinando troppo, viene sparato questo oggetto d'aria che mi riporta in un qualche modo in piedi. Un altro sistema interessante è stato, lanciato dalla Honda, si chiama Honda Riding Assist, e cerca in un qualche modo di mantenere la moto in piedi. Adesso magari vi faccio vedere brevemente il filmato di come funziona. Allora. Magari mandatemi un segno quando vedete il video, quando rimane l'audio. Sì, sì. La vedete? Ok, perfetto. Perfetto, sì. Questo non c'è audio, è solo video. Ecco, potete notare che l'uomo si alza in piedi e la moto si sistema, cerca di muovere lo sterzo per evitare la caduta, quindi per riprendere equilibrio. E sempre muovendo lo sterzo e attuando i motori, un po' come se fosse un robot, per rimanere in tema, insomma, per riagganciarmi a quello che diceva il relatore precedente, va e continua la corsa, insomma, cercando di seguire. Quindi anche lì ci sono dei sensori e numerosi, e ogni casa costruttrice cerca di trovare il suo modo di risolvere. Cosa? Dio, scusate. Cosa aveva la Visionar che ci ha chiamato per questo problema? Aveva una motocicletta elettrica, la prima al mondo, con due ruote motrici
indipendenti. Quindi loro hanno sviluppato questo tipo di motocicletta, qui la vediamo in versione off-ride, quindi per fuori strada proprio, e volevano capire se l'aggiunta di questo motore ulteriore alla ruota anteriore, che poteva fungere sia in accelerazione, poteva essere utilizzato sia in accelerazione che in frenata, potesse essere utile ci potessero essere dei vantaggi in termini di sicurezza piuttosto che di prestazioni. Quindi questo era il sottoproblema che avevamo. Feedback positivi dai piloti, però volevano capire a livello quantitativo proprio, non solo di percezione. E quindi lo scopo della mia ricerca è stato quello di cercare di capire i vantaggi di questa doppia trazione in termini di stabilità, di sicurezza e di eventualmente prestazioni, o anche solo una di queste, perché insomma la ricerca, quando si applica la matematica ad un campo, non è detto che si trova una soluzione, a volte anzi la soluzione è che alcune soluzioni non esistono. Quindi questo è un aspetto un po' delicato di chi insomma va a fare ricerca. E quindi abbiamo un po' diviso i due campi, il campo a bassa velocità in cui abbiamo cercato di applicare un principio simile al Segway, quindi di utilizzare le ruote, muoverle avanti e dietro con lo sterzo leggermente ruotato, in modo da riprodurre l'equilibrio e evitare che la moto cadesse. Questo è rimasto un'analisi ancora preliminare, quindi che non ha dato dei frutti troppo soddisfacenti, mentre nel secondo caso, nel caso di perdita di aderenza, quindi di problemi quando sono off-road piuttosto che sulla ghiaia, piuttosto che in curva e quindi rischio di slittare, abbiamo trovato un modo di ripartire la coppia, cioè quello che già esiste su una 4x4 della macchina, in cui si cerca di dividere tutto il motore che il pilota sceglie, l'accelerazione che il pilota sceglie non viene messa tutta magari sulle ruote anteriori piuttosto che sulle ruote posteriori, ma viene ripartita in modo opportuno per migliorare prestazione e sicurezza. Abbiamo trasportato questo concetto alle moto, perché avendo questa era proprio questo la caratteristica in più della nostra moto, abbiamo fatto dei confronti con la moto singola e abbiamo cercato di abbiamo fatto tutta una serie di simulazioni per cercare di capire se c'era un vantaggio a rispetto di una moto tradizionale. Abbiamo depositato un brevetto in merito, quindi alla fine siamo arrivati ad una soluzione che sembrava, insomma, abbiamo trovato effettivamente dei vantaggi della doppia trazione rispetto alla singola, cioè dei punti in cui se avessi una moto tradizionale rischierei di cadere, con una moto a doppia trazione con questo tipo di ripartizione magari quello stesso punto in cui sto scivolando posso evitare di scivolare, quindi questo anche a livello di sicurezza è sicuramente un'aggiunta in più. Quello che ci chiediamo, che uno si può chiedere, ok, ma un matematico in tutto ciò cosa c'entra? E mi riaggancio veramente a quello che diceva prima Roberto Paloppi, ovvero simulare, cioè cercare di simulare quello che fa la motocicletta e testare la mia idea prima in un ambiente di simulazione serve per minimizzare i problemi che possono esserci sulla moto, per vedere se effettivamente almeno la mia idea può avere un'applicazione in quel senso, oppure è completamente non risponde alle mie esigenze, e quindi evita di fare danni anche economici, perché in questo caso parliamo di ambiti ancora più delicati in cui fare dei test su strada, perché questi test, questi algoritmi andrebbero comunque testati da persone, e persone su una moto che magari poi si possono fare effettivamente male. Quindi tutto lo stadio precedente, che è appunto di modellazione, di cercare di capire, analizzare i risultati, se quello che abbiamo fatto funziona o meno, è un aspetto fondamentale. E ovviamente in tutta questa ricerca io non sono stata sola, e questo, la collaborazione è un aspetto molto molto importante, soprattutto quando si passa dalla matematica pura alla matematica applicata. L'ambiente
di, delle motociclette è un ambiente che a me non era noto, ovviamente ho dovuto studiare per entrare nel vivo di questo nuovo aspetto. E questo è una cosa, la formazione continua è un aspetto anche secondo me fondamentale, imprescindibile anche della società attuale. Come diceva, diciamo, ci saranno nuovi posti di lavoro che ancora non sono stati immaginati, e questo magari a scuola non ci riescono a dare tutte le informazioni necessarie per questi nuovi posti di lavoro, ma se uno si informa e continua a studiare e a formarsi, sicuramente può applicare quello che sa a nuovi ambiti. E quindi sicuramente importantissimo, colleghi, quindi abbiamo fuso diciamo, l'ambito ingegneristico con l'ambito matematico. Ovviamente io ogni volta che ci penso dico che queste due cose sono assolutamente complementari, cioè il modo in cui io risolvo un certo tipo di, cioè il mio approccio ad un certo tipo di problema è fortemente diverso all'approccio di un ingegnere che magari lavora con me, ma fondendo, prendendo il meglio o magari prendendo una soluzione piuttosto che l'altra, si riesce magari a trovare il modo migliore di risolvere quel problema, quindi questo sicuramente è fondamentale. E poi ovviamente anche l'uso del computer in questo, diciamo, quando si va a applicare la matematica in campo appunto pratico, è sicuramente è un altro aspetto fondamentale, quindi hanno due pesi importanti. Non vi nego che durante tutto il percorso ci sono stati alti e bassi, abbiamo avuto anche dei problemi, in alcuni casi non riuscivamo a trovare soluzioni, alcune cose che non andavano bene, ma alla fine, dopo insomma, duro lavoro, siamo riusciti a trovare, appunto, a depositare quel brevetto e a trovare dei vantaggi della doppia trazione, diciamo, dei vantaggi della moto che avevamo su una moto tradizionale. Ho portato, questo è tutto, è stato tutto il mio lavoro di dottorato, e ho portato questa mia, diciamo, questo mio lavoro, ho partecipato ad un paio di premi, che di cui il primo è il premio Bernardo Nobile dell'anno scorso, insomma sono riuscita a vincerlo. È stato tutto online, quindi in realtà non ho foto che vi attestano questa cosa, ho lasciato solo questa foto qui che ho fatto in comune, per cui mi avevano chiesto, insomma, di andare in comune, dato che c'era stata questa vincita, era una cosa anche importante per la società, visto che il tema era un tema comunque di sicurezza stradale, quindi un tema anche civile importante. E in merito a ciò vi voglio solo leggere la motivazione, perché secondo me rende molto bene il legame tra la matematica e la matematica applicata, diciamo. Dice: la commissione attribuisce il premio alla dottoressa Verniana Del Rosso in quanto, partendo da concetti astratti, modelli matematici, e spaziando tra varie discipline, articola il suo lavoro in un approfondito esame di brevetti e concretizza così le sue ipotesi. Quindi qui le due parole chiave sono i concetti astratti e concretizzare le ipotesi, spaziando tra varie discipline. Questo è stato un po', secondo me, diciamo, la sintesi migliore del lavoro che ho fatto, e di un lavoro del lavoro del matematico, che appunto io avevo intitolato questo come matematico multiforme, che riesce a partire da qualcosa di astratto e spostarsi in vari ambiti, quindi cambiare. Non ho finito qui, l'anno scorso ho terminato il dottorato, poi ho continuato la collaborazione con la Visionar, che nel frattempo non si è occupata soltanto di moto, ma loro fanno anche consulenza ingegneristica e preparano banchi per testare prodotti a fine linea. Quindi immaginatevi che un'azienda magari deve mettere dei motori elettrici, devono essere venduti, prima di essere venduti sono sottoposti a tutta una serie di test, e questi test cioè bisogna preparare dei banchi che facciano questi test, vari test di sia elettrici che piuttosto che di funzionamento proprio. E in tutto ciò cosa c'entro io? A volte magari un motore potrebbe risultare buono, piuttosto che facendo un test non superare il test e quindi essere scarto.
quello che diciamo, mi hanno chiesto ora è di cercare di capire se dai segnali, da questi test, dai segnali che vengono fuori dai test, quindi dai sensori che sono applicati che servono per fare i test, si riesca a capire non solo quando un motore è buono piuttosto che difettoso, ma che tipo di difetto c'è dietro. E quindi questo è un problema di analisi dati, quindi big data, che è un altro ambito molto attuale, e di appunto classificazione. E quindi sto applicando, qui c'è tanta, un po' tutto basato sulla probabilità, sulla statistica, e quindi cercare di capire in questo modo. Quindi la vignetta qui a destra vi ricorda il concetto un po' di machine learning, quindi di classificazione dei motori, in cui è l'uomo che assiste la macchina, se è ben programmata, e non viceversa. E quindi questo è un primo, diciamo, un primo esempio in cui si applica la matematica. Cioè, cosa serve la matematica? Sviluppa appunto dei metodi computazionali per risolvere dei problemi, esegue calcoli e, la cosa importante, identifica tendenze e relazioni tra delle variabili, insomma, e quindi cerca di capire se magari se mi aumenta la temperatura e mi diminuisce la corrente, allora significa che quel motore è difettato, ok? E questo servono molti dati per capire e per cercare di inferire qualche ipotesi, e poi ovviamente si cerca di capire se queste ipotesi reggono, quindi sono veritiere o plausibili, oppure no. Altri ambiti in cui ho applicato la matematica, il modello di avevamo un forno elettrico collegato per pizze da cucina da mettere dentro le vostre case, hanno deciso di aggiungere una batteria a questo forno elettrico, in modo che se il forno consuma molto e io ho anche acceso magari la luce piuttosto che i fornelli o qualche altro, o anche la lavatrice accesa, quindi mi consuma troppa corrente, dovrei evitare di utilizzare il forno. Invece in questo caso posso utilizzare la batteria. Poi quando il consumo generale della casa è più basso, anziché utilizzare la batteria vado a utilizzare la corrente di casa. E quindi qui si trattava di andare a modellare questo fenomeno e capire se effettivamente l'uso della batteria ottimizzava questo processo, quindi se si riusciva a avere meno consumi e quindi a migliorare, anziché legandolo ovviamente, diciamo, la batteria da una parte e cercare di attivare anche i motori del forno, in modo tale da fare un controllo della temperatura che è all'interno nel modo migliore possibile, cioè cercando di minimizzare in assoluto gli sprechi di corrente. Questa è una parte. Dall'altra abbiamo fatto una cosa simile di ottimizzazione dei consumi, però per le caldaie. E quindi anche lì, se piloto in modo opportuno l'accensione e lo spegnimento della fiamma che dà la temperatura, insomma, e scalda l'acqua, magari posso consumare di meno. E qui tutto questo richiede ovviamente di sviluppare dei modelli matematici per dei fenomeni naturali, no, più o meno naturali, insomma, e quindi progettare e poi andare a studiare come evolvono nel tempo quello che magari come evolve la temperatura piuttosto che il consumo, e vedere se effettivamente migliora o ha delle diciamo, ha un andamento che è quello che io mi aspetto o meno. Se non è quello atteso, magari posso migliorare il sistema. E infine, cose abbiamo fatto anche dei test su ventilatori per cappe da cucina. Stiamo sviluppando anche alcuni algoritmi per analizzare la qualità di materiale ferroviario, quindi capire se un binario piuttosto che un attacco è corretto, è posto in posizione corretta o no, e quindi evitare magari che un treno deragli perché ci sono problemi di questo genere. E quindi ecco, ho veramente applicato la matematica in tanti tanti ambiti. Quello che vi volevo lasciare è proprio, vi concludo con
con queste due citazioni in cui si dice che la matematica è la lingua, è il linguaggio che sta alla base dell'universo, dei fenomeni. La modellizzazione matematica della realtà fisica riesce a prevedere tanti comportamenti e questo ci permette di applicare, se uno conosce la matematica, di applicare la matematica come linguaggio in tanti ambiti, quindi l'ambito magari ferroviario piuttosto che delle moto, piuttosto che delle stelle, è come se io cambiassi, io come se conoscessi, come se la matematica fosse l'inglese e i vari ambiti sono le varie culture in cui io applico la matematica. Ovviamente devo conoscere quella cultura per applicarla al meglio, però mi dà se non altro un mezzo per poter indagare e muovermi all'interno di quella cultura. E quindi se ci sono domande o... Perfetto, grazie mille Verdiana, adesso piano vediamo se arrivano delle domande. Ti ringrazio in particolare perché mi sembra che questo tuo intervento sia particolarmente connesso con l'obiettivo che ci eravamo dati un po' con la giornata di oggi, che è quello di far capire, di dare un po' un orientamento ai giovanissimi, agli studenti per le loro professioni del futuro e di capire che quello che di solito si studia nei libri invece ha un grande impatto invece nella quotidianità, quindi abbia acceso la curiosità e la fantasia di tanti che ci ascoltano, perché le moto è un po' un tema che appassiona a tantissimi ma anche nell'ambito domestico, nell'ambito ferroviario o nell'ambito astronomico. Essere pratica, no? Tante volte a scuola ce lo chiediamo, ma cosa mi servirà questa funzione, questo studio della funzione, no? Me lo ricordo anch'io quando facevo liceo scientifico, che c'era sempre un po' di confusione, no? Di fronte a questi lunghissimi segni che non capivamo bene cosa fossero, invece ecco, ci ha fatto capire che è un linguaggio e che quindi una volta che conosci quel linguaggio puoi inserirti in tantissimi settori, no? Mi è sembrato veramente utile questo per gli studenti che ci seguono. Questo era il mio obiettivo, spero che sia passato, insomma, di far capire. Sì, decisamente, secondo me sì. In un ambito, ma veramente se uno può uno applicarlo in veramente tanti ambiti, ecco. Perfetto. Ovviamente, però. Visto che oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza e direi anche nella tecnologia, ti chiedo se nel tuo percorso di studi hai incontrato molte altre ragazze, oppure se ti sei sentita a volte isolata, oppure se la collaborazione tra maschi e femmine è sempre stata molto facile. Insomma, raccontaci un attimo, vediamo se le ragazze che ci ascoltano possono, ma anche i ragazzi chiaramente, possono prendere un po' spunto dal tuo vissuto, insomma. Allora, in merito sicuramente fino a percorso universitario comunque matematica è, diciamo, fino a un po' di anni fa era principalmente una facoltà maschile, come anche un po' fisica. Invece negli ultimi anni ha avuto veramente un boom anche di ragazze che si iscrivono a questa facoltà anzi a volte sono anche più le ragazze che i ragazzi che poi praticano, insomma, scelgono questa disciplina. E quindi questo sicuramente nell'ambito perlomeno universitario non ho sentito questa disparità, probabilmente perché poi la maggior parte di loro vanno magari vanno nell'ambito dell'insegnamento, dove la maggior parte tanti professori di matematica sono donne. Poi quando sono passata invece in ambito lavorativo, non vi nego che io attualmente sono l'unica donna che sta all'interno della Visionary, insomma. Però è anche vero che la mia realtà è una realtà molto piccola, cioè una microimpresa con pochi dipendenti, quindi sarebbe forse poco, potrebbe essere anche poco affidabile come dato. È un dato di fatto che la maggior parte, quando ti vai ad affacciare, diciamo a interfacciare, più che affacciare, interfacciare con gli ingegneri, la maggior parte degli ingegneri sono uomini, di donne se ne vedono ancora poche.
ma questo non è stato un problema. Io sono stata molto contenta di Gio perché ero comunque sono stata sempre un po' timorosa, dico, ma magari in un ambito completamente maschile, comunque magari dico sarà difficile interfacciarmi con questo ambito, invece non ho veramente avuto problemi. Quindi alle ragazze gli dico non abbiate paura, perché prima di essere uomini e donne siamo persone, e quindi se tu ti interfacci con se quell'altra, chi ti sta di fronte la vedi come persona, poi se sia un uomo piuttosto che una donna no, non ha la differenza, affinché ci sia rispetto, insomma. Quindi se vi piace anche qualcosa che è considerato maschile, non abbiate paura, fatelo, perché non avrete... Perché si può fare. Si può fare, sì. No. Ecco, questo, nella mia esperienza questo io lo dico come proprio positivo. Perfetto. Ecco. D'accordo, grazie mille. Allora andiamo avanti. Grazie tante. Passiamo la parola a Silvia Illuminati, che è una ricercatrice in chimica analitica e ambientale all'Università Politecnica delle Marche. Anche a lei chiediamo, eccoti, ben arrivata, e ti vediamo in un laboratorio, quindi ci fai subito capire che sei una scienziata. E, bene, allora raccontaci anche tu un po' la tua esperienza e un po' quello che fai. Ciao a tutti, io sono Silvia e lavoro nell'Università di Ancona, la Politecnica delle Marche, e mi sono laureata in biologia e poi mi sono spostata invece sulla chimica ambientale. Questo per farvi capire, insomma, anche per dire un po' ai ragazzi che non ci sono dei percorsi definiti, predefiniti. Come diceva anche Roberto, magari ci sono dei lavori che verranno inventati in futuro, e quindi non pensate di scegliere una scuola superiore o un corso di laurea sulla base del posto di lavoro futuro, perché magari quello dovrà essere inventato e forse sarete anche voi ad inventarlo. Quindi fate quello che vi piace, perché sicuramente le cose fatte con passione, con soddisfazione, con amore danno molta più soddisfazione, no? E quindi ecco, io vi racconto un po' la mia esperienza e parto un attimo dalla presentazione. Vediamo se... Ok. Ecco, io parto da questa domanda che mi fanno spesso i ragazzi quando vado nelle scuole a parlare di Antartide, dell'esperienza che io ho vissuto nel mio ambito lavorativo. Cioè, se esistono veramente i cambiamenti globali e se esistono, quanto l'uomo abbia effetto. Quanto di questi cambiamenti globali siano a carico imputabile all'uomo. Cambiamenti climatici. In realtà si parla, a me il concetto di cambiamento climatico appunto non è che piace molto, perché è un concetto un po' riduttivo. Mi piace più parlare di cambiamento globale, perché gli ambiti in cui ci sono stati negli ultimi anni cambiamenti consistenti sono appunto enormi, non solo legati al clima. Inoltre, se parliamo di cambiamenti climatici, la Terra ha sempre avuto cambiamenti climatici. Se pensate alle passate ere geologiche, la Terra ha sempre vissuto tra cicli di glaciazioni e interglaciazioni. Quindi i cambiamenti climatici, diciamo, non sono un'esperienza nuova che la Terra sta vivendo, sono un'esperienza, diciamo, tra virgolette naturale. Negli ultimi anni cosa è cambiato? È cambiato l'apporto delle attività antropiche, l'apporto umano, perché l'uomo ha velocizzato e modificato in alcuni casi anche in maniera pesante cicli che prima erano naturali, e quindi basti pensare alle emissioni di anidride carbonica negli ultimi anni. Il problema legato ai cambiamenti globali, che non riguardano solo il clima ma anche l'inquinamento, l'emissione di sostanze inquinanti e così via,
è appunto legato alla velocità con cui questi avvengono e soprattutto alla lentezza della risposta della natura. La natura ha tempi lenti, la natura è paziente, non ha viaggia su aerei in termini di aree geologiche, in termini di decenni, millenni. Quello che l'uomo ha fatto invece è estremizzare questi, ridurre questi tempi, e quindi la risposta che la natura ha è molto più lenta. Basti pensare al buco dell'ozono. Il buco dell'ozono è una riduzione nello strato dell'ozono che si verifica principalmente al polo sud, in Antartide, per determinate condizioni ambientali, di temperatura dell'atmosfera e determinate sostanze. Negli anni 80 sono stati immessi nell'atmosfera enormi quantità di sostanze di clorofluorocarburi che hanno ridotto drasticamente questo ciclo, questo strato di ozono, che è fondamentale perché serve per riparare i danni ultravioletti, le radiazioni ultraviolette. Durante l'inverno australe, verso da settembre a ottobre, c'è questa riduzione dell'ozono, ma a ottobre-novembre l'ozono si richiude, diciamo, questo buco, questa riduzione si richiude. Cosa è successo? A causa del clorofluorocarburi, la riduzione dell'ozono non veniva richiusa, o meglio, i livelli di ozono non ritornavano ai livelli naturali. Per questo motivo nel 1994 è stato bandito l'uso dei clorofluorocarburi e ne è stata vietata la produzione. Beh, nonostante l'eliminazione, nonostante siano passati tanti anni rispetto al 1994, i livelli naturali di ozono non sono ancora stati raggiunti, e si pensa, gli scienziati pensano, anche in relazione agli effetti di questi cambiamenti globali, che i livelli naturali di ozono potranno essere raggiunti solo entro il 2060. Quindi vedete che le risposte della natura sono molto lente, mentre è bastato pochi anni per ridurre drasticamente la concentrazione di ozono in atmosfera. Questo è l'impatto fondamentale dell'uomo. E è un po' come quando uno fa della dieta, no? Ci vuole pochissimo a ingrassare, basta 10 giorni di Natale e uno già prende 2 kg, ma ci vuole una vita, in tempi lunghissimi, per perdere quei 2 kg. Questo è il concetto fondamentale dell'impatto antropico. Quindi in questo senso bisogna cercare di cambiare un po' la mentalità, di invertire un po' la rotta, perché se continuiamo su questa strada, a rischio non c'è tanto il pianeta, perché il pianeta continuerà a vivere, ma c'è proprio tutta la razza umana e tutti gli organismi che andranno incontro a veramente grossi problemi di sopravvivenza. Nel nostro dipartimento, ma penso che in tutti i centri di ricerca si studi, diciamo, i cambiamenti climatici. Io lavoro nel Dipartimento di Scienze della Vita dell'Ambiente dell'Università Politecnica, e noi ci occupiamo in modo interdisciplinare del cambiamento globale, dagli effetti sugli ecosistemi, lo studio delle microplastiche, la possibilità di ridurre e di creare nuove tecnologie per ridurre l'inquinamento del mare e operare dei piani di risanamento. Quindi noi ci occupiamo un po' un po' il nostro scopo. Per quanto mi riguarda, in questo momento noi abbiamo 2 progetti. Uno riguarda proprio il mare, e tramite questo progetto di collaborazione tra Italia e Croazia, di cui capofila l'Università di Udine, stiamo sviluppando appunto delle nuove tecnologie per combattere e prevenire l'inquinamento del mare, in particolare del mare Adriatico, che è soggetto a forti pressioni antropiche. L'altro progetto di cui mi occupo e che mi ha portato
in Antartide è il particolato atmosferico. Noi siamo abituati, non pensate che questi due, una aria e acqua, siano così disgiunti tra di loro. Noi siamo abituati a pensare, a ragionare a compartimenti stagni. Non è così. Il cambiamento globale, i cambiamenti globali ce l'hanno fatto capire, perché in realtà è tutto interconnesso. Non ci sono separazioni nette. Quello che succede in un comparto come l'acqua o l'aria può avere ripercussioni su tutti gli altri, sul suolo, sugli ecosistemi acquatici. Quindi bisogna pensare in modo sistemico, in modo interdisciplinare. Questo è fondamentale. Di particolato atmosferico se ne è parlato tantissimo in questi mesi, legato soprattutto al coronavirus. Io mi occupo di particolato da diverso tempo, perché è fondamentale in quanto può essere trasportatore di sostanze inquinanti, che quindi possono avere effetti negativi sia sulla salute dell'uomo ma anche sulla salute degli ecosistemi marini e terrestri, acquatici e terrestri. E allora perché andare a studiare il particolato atmosferico in Antartide? Perché fare studi di inquinamento sull'Antartide? L'Antartide non ha inquinamento. Perché? Innanzitutto l'Antartide è un immenso laboratorio a cielo aperto, è un laboratorio che tutti i ricercatori sognano, perché è veramente enorme. Quindi si possono fare studi sui processi di trasferimento degli inquinanti tra i vari ecosistemi, dall'aria all'acqua al suolo, senza che questi vengano mascherati dall'inquinamento. Grazie all'Antartide si riesce a capire quali sono i livelli naturali delle sostanze che possono diventare contaminanti, quanto è il grado di inquinamento e soprattutto valutare i meccanismi di trasporto a lungo raggio, perché comunque l'inquinamento arriva in Antartide dalle aree antropizzate, perché la circolazione atmosferica, ma anche quella oceanica, è unica, passa da un emisfero all'altro con facilità, appunto non ci sono barriere, non ci sono separazioni nette. E l'altra cosa importante è capire se le misure attuate per ridurre l'inquinamento, contrastare l'inquinamento nelle aree antropizzate, sono efficaci anche a lungo termine e anche a lungo raggio. Inoltre in Antartide si fanno studi sul clima del passato per avere poi costruire poi modelli per prevedere il clima del futuro. L'Antartide è un ambiente fondamentale perché è quello che insieme al Polo Nord crea le masse d'aria fredde e le acque fredde, insomma, che sono nel nostro pianeta. Quindi Antartide è un ambiente, è un continente estremamente importante. A differenza del Polo Nord, dove invece non c'è delle regolamentazioni, l'ambiente antartico è protetto dal Trattato Antartico, un trattato che impedisce a tutti i paesi che lo sottoscrivono di effettuare estrazioni minerarie, esperimenti nucleari e così via. Per cui chi va in Antartide va solo per ricerca. L'Italia è entrata nel Trattato Antartico nel 1985, quando è istituito il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, e dall'86 organizza spedizioni annuali sul continente bianco. Ha due basi. La stazione Mario Zucchelli, che si trova lungo costa ed è aperta solo durante l'estate australe, cioè il periodo che va da ottobre, metà ottobre a metà febbraio,
e una stazione invece all'interno dell'Antartide su un alto piano, detto plateau di 3000 metri, che è la stazione Concorde in collaborazione con i francesi. Questa stazione è aperta tutto l'anno con programmi, si dicono, di winter over, cioè che consentono la ricerca scientifica, insomma, che ospitano ricercatori per un anno intero e soprattutto per i 9 mesi di totale isolamento che va da febbraio a novembre. Io ho effettuato 9 spedizioni nel continente antartico e tutte quante presso la stazione Mario Zucchelli. L'ultima l'ho effettuata, sono tornata a febbraio del 2020, giusto il tempo di rimanere in lockdown, entrare in lockdown. E, la stazione Mario Zucchelli, appunto, dicevo, si trova a lungo costa nella baia del Mare di Ross ed è una stazione estiva. È formata da questi moduli e può ospitare per un massimo di 100-120 persone. In Antartide l'Antartide è disabitato, non vi sono strade, non vi sono città, quindi ogni stazione, ogni base di ricerca funziona come una piccola città, per cui deve prevedere tutte le figure che possono servire non solo per la ricerca scientifica ma anche per il mantenimento della base stessa. Quindi vi sono, oltre ai ricercatori, anche personale, anche tecnici e personale logistico che serve appunto a mantenere la stazione funzionante, quindi vi sono elettricisti, meccanici, eccetera. Tutte le attività sono gestite in mare, in aria e terra dalla sala operativa, che è una specie di torre di controllo, e tutte le basi scientifiche si avvale dell'aiuto di militari, quindi alpini, appunto aeronautica, marina, ci sono palombari e così via, perché servono appunto delle competenze specifiche, visto che l'ambiente è particolarmente estremo. Questo è l'interno della base. Questa è una foto che io metto sempre quando vado nelle scuole e vi dà un'indicazione della presenza delle donne in Antartide, la presenza femminile in Antartide. Quell'anno lì eravamo 3 su 60 totali, in genere la presenza si aggira intorno a un 10%, non è che siamo tantissime come Verdiana, insomma, anche ci diceva. E io quello che dico sempre, alle ragazze, ma tutti in generale, a venire in Antartide, ad andare in Antartide, ma non solo semplicemente come ricercatrici, anche come altri mestieri. Non vi sono mestieri prettamente maschili o prettamente femminili, cioè non ci sono fiocchi rosa o fiocchi blu, ci sono approcci diversi, questo sì, ma questo non vuol dire che siano approcci sbagliati, quindi fate quello che veramente più vi piace e non pensate no, questo non lo posso fare perché non sono un maschio. Viceversa, i ragazzi, veramente cercate, seguite le vostre passioni e questi, diciamo, mestieri, diciamo, maschili e femminili, tipo il meccanico, così, sono un po' indice, frutto della società, ma la società alla fine siamo noi, quindi possiamo cambiare queste cose. Quindi abbiate fiducia e soprattutto credete nella vostra, nelle vostre caratteristiche, nel senso che ognuno di noi è diverso ed è bello che sia così, è bello perché la biodiversità, che è questo termine che adesso si usa tanto, è indice di un ambiente sano, più ci sono specie e più l'ambiente ricco non è malato, invece l'omologazione fa male e quindi non ci sono, diciamo, per andare in Antartide non ci sono cose caratteristiche particolari, non è che uno deve essere né chissà quanto prestante né chissà quanto atletico, nemmeno non è che sia una modella, quindi non vi
provate, tentate e vedrete che avrete insomma le vostre soddisfazioni. Quindi venite in Antartide, venite a fare scienza, soprattutto conoscete, più che studiate, perché il termine studiare gli studenti non piace tanto, scusate il gioco di parole, invece conoscere, secondo me, conoscete a tutti i livelli, perché anche un tecnico, per esempio logistico, che viene in Antartide magari non ha fatto l'università, ma comunque ha delle conoscenze, si è formato, come diceva appunto Bertiana, su per mettere a frutto appunto tutte le sue conoscenze in ambienti estremi, perché poi in Antartide non è che c'è la ferramenta o l'azienda che produce il pezzo di ricambio se si rompe ad esempio un motore, quindi bisogna ingegnarsi, bisogna attivarsi per cercare delle soluzioni rapide ed efficaci. Questo si fa solo attraverso lo studio e in particolar modo la conoscenza. La conoscenza ci rende cittadini del mondo, ci rende liberi e ci fa superare le diversità. In Antartide, nel periodo in cui vado io, cioè da novembre a febbraio, ci sono 3 mesi di luce totale, 24 ore su 24. Queste foto che vi ho messo sono delle luna di notte, quindi se vedete sole pieno. Mentre durante l'inverno australe, quindi da giugno a settembre, ci sono 24 ore di buio totale completo. In questi mesi in cui è tutto uguale, è facile perdere la connessione del tempo, e quindi i tempi dell'attività sono scanditi dalla cucina. La cucina è fondamentale, oltre che il luogo di aggregazione, e veramente ci aiuta ad avere una cognizione del tempo. E quindi, per esempio, nella base Mario Zucchelli, la colazione inizia dalle 7 alle 8, poi si inizia a lavorare, dall'una alle 2 c'è il pranzo e poi dalle 8 alle 9 c'è la cena. Noi ricercatori in genere stiamo per periodi brevi, un mese e mezzo minimo, e quindi dobbiamo cercare di ottimizzare il lavoro che facciamo, perché andiamo giù appunto per ricerca, e quindi la sera dopo cena spesso lavoriamo. Comunque non è che ci siano tutti questi sbagli, ci sono cinema, pub, quindi in genere la sera dopo cena si passa guardando un film, non c'è Netflix, quindi sono solamente film, diciamo, videocassetto, comunque registrati, oppure giocando a carte, a ping pong, insomma, e chiacchierando, riscoprendo un po' anche la socialità. Per arrivare in Antartide, per quanto riguarda un ricercatore, deve innanzitutto partecipare a un bando di ricerca, quindi scrivere un progetto che viene valutato da una commissione scientifica nazionale, e se questo progetto viene messo poi a finanziamento, quindi approvato, organizza la spedizione, quindi impacchetta tutti i vari materiali. Si parte dall'Italia con un viaggio di 2 giorni, si arriva nei 2 principali gate che l'Italia usa per arrivare in Antartide: Hobart, che si trova in Tasmania, e Christchurch in Nuova Zelanda. Prima di partire bisogna effettuare tutta una serie di test clinici, di esami, che in genere vengono effettuati presso l'Istituto di Medicina dell'Aeronautica Militare, e prima di partire si effettuano anche dei corsi di addestramento, un corso di addestramento di 2 settimane organizzato dall'ENEA, dove vengono forniti i principali elementi di primo soccorso, come si effettuano cordate su ghiaccio. Quindi questi corsi vengono anche effettuati in collaborazione con il corpo degli alpini, e l'ultima settimana si fa addirittura sul Monte Bianco, quindi sono
diciamo, corsi addestramento diciamo valido per preparare il personale appunto all'ambiente antartico. Si fa perché, dicevo prima, io non è che sia così atletica, bisogna semplicemente, ecco, mettersi un po' in gioco. Una volta arrivati a Christchurch ci si veste da antartici, come dico io. E gli italiani li riconoscete subito perché sono con le tute rosse, mentre quelli vestiti di blu sono i francesi. I mezzi per arrivare in Antartide sono di due tipi: uno è l'aereo, ma non è un aereo di civile normale, sono aerei cargo C-130, C-17, e come vedete il viaggio non è molto comodo, diciamo, sono un po' spartani. In basso a destra, quella foto con le due tende, quello è il bagno, giusto per darvi un'idea. E l'altro mezzo di trasporto è la nave, mentre con l'aereo, diciamo, le ore di volo sono sulle 8-9 ore, anche qualcosina di meno, dipende dal tipo di aereo. Con la nave il viaggio è molto più lungo e ci si impiegano dai 7-10 giorni a seconda delle condizioni del mare. Il viaggio ovviamente non è proprio comodissimo perché il passaggio del circolo polare antartico è sempre molto burrascoso. L'Italia adesso si è dotata di una nave rompighiaccio, la Laura Vasti, da un paio di anni, quindi in questi ultimi anni i viaggi si svolgono tramite questa rompighiaccio, mentre questa nave qua, che è l'Italica, dove io ho anche effettuato un paio di campagne oceanografiche, è stata dismessa. La prima cosa che si arriva quando, che si vede quando si arriva in Antartide, ovviamente, è il ghiaccio. Di ghiaccio in Antartide ne ha tantissimo, e ci sono due tipi di ghiaccio: un ghiaccio continentale, che è praticamente la neve congelata e che forma una sorta di calotta polare, spessa anche 4 o 3 chilometri. Spesso i ragazzi mi chiedono: ma è vero che i ghiacci si stanno sciogliendo? Al Polo Nord questo è vero, nel senso che c'è stata una riduzione del 40% del ghiaccio negli ultimi anni. Nel caso invece del Polo Sud c'è una situazione particolare. Questa che vedete sulla sinistra è l'Antartide nuda, senza ghiaccio, e si possono distinguere in questo caso una calotta orientale che è appoggiata principalmente su roccia, su terra, e questa sembrerebbe registrare un aumento di ghiacciai, mentre la calotta occidentale, che invece poggia principalmente su isole e penisole, risente molto più dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale in particolare, e sta infatti perdendo ghiaccio, quindi i ghiacci in questa zona si stanno sciogliendo, soprattutto in quel corno che vedete, la penisola antartica, il corno antartico, diciamo, che è più vicino a Sud America e che risente molto del riscaldamento globale e registra anche le temperature più alte. Diciamo che la situazione è per ora stabile, ma comunque va tenuta sotto controllo e va costantemente monitorata. La calotta, per effetto del peso del ghiaccio, della neve, si deforma e forma e dà origine a dei ghiacciai, dei flussi di ghiaccio che poi arrivano fino al mare, fino a costa, e da qui si staccano i famosi iceberg che poi vanno alla deriva. L'altro ghiaccio di cui vi parlavo è il ghiaccio marino. Il ghiaccio marino è un ghiaccio stagionale che si forma durante l'inverno, che può raggiungere 2-3 metri di spessore. Pensate che sul ghiaccio marino d'estate noi, quando arriviamo, atterriamo con l'aereo sul ghiaccio marino, quindi è un ghiaccio molto resistente. Poi inizia, vedete qua, a formare e congelarsi l'acqua di mare congela intorno a meno 1,8 gradi, e poi verso da dicembre a Natale si rompe, si forma questo puzzle di pacca che poi va alla deriva. Fa freddo? Sì, diciamo che dipende da dove uno si trova. Lungo costa le temperature sono un po' più miti, a volte abbiamo registrato d'estate anche un +1, +2 gradi,
Invece sul plateau antartico, quindi verso l'interno dove c'è la base Concordia, le temperature scendono molto al di sotto dello zero, soprattutto durante l'inverno, in cui si aggirano intorno ai meno 80, meno 70 gradi, quindi diciamo le temperature sono più estreme. La differenza fondamentale lungo costa la fa il vento. Esiste un vento chiamato vento catabatico che si forma sul plateau antartico e poi scende a velocità estremamente elevate lungo costa, raggiungendo anche 200 km orari. Questo che vedete, quella nuvola che vedete, in realtà è neve sollevata da questo vento, e quell'anno avevamo registrato, quest'anno credo, sui 200 km orari di raffiche. L'altra caratteristica fondamentale dell'Antartide è la vita, ce n'è pochissima, diciamo, terrestre, perché è troppo freddo, quindi durante, diciamo, che gli animali che vi arrivano, i grandi mammiferi come le orche, le foche e le balene, vi arrivano durante l'estate per riprodursi e sono in cerca di cibo fondamentalmente. La vita è molto ricca in ambiente marino, ci sono pesci particolari, molte invertebrati, eccetera, mentre per gli uccelli mammiferi si concentra soprattutto durante l'estate. Durante l'inverno c'è il continente fondamentalmente disabitato. Ovviamente ci sono i pinguini. Questi ve ne ho messi due tipi perché sono quelli che ho incontrato io. Quelli in basso sono i pinguini imperatore. Me non è che siano particolarmente simpatici, sono un po' snob, se la ricredono un po' tanto, invece io preferisco quelli sopra, che sono i pinguini d'Elia più piccoli. Ho finito, e però vi vorrei lasciare con un video. Mi vedete? Vediamo ancora te, non il video. Ah, ok, perché non riesco a... Provo a lanciarlo io? Sì, grazie. Perché non mi dà più Chrome, non mi dà più Google. Eccolo.
tutti, grazie al Comune di Osimo, Osimo Lab e Talent per avermi invitato e grazie ancora. Grazie, grazie a te Silvia, ci hai fatto sembrare l'Antartide, andare in Antartide normale, quindi anche tu penso che abbia colto nel segno, perché vogliamo anche un po' ispirarli questi studenti che ci stanno ascoltando da tutta la mattina. E quindi veramente sembra che una cosa lontana e quasi fantastica, no? come l'Antartide, perché è quasi più nella fantasia che nella vita, no? Perché quando ci capita di vedere queste immagini solo nei film, non di sicuro al telegiornale, insomma. Io l'avevo sempre sognato quando frequentavo l'università, c'erano dei professori che mi raccontavano di queste cose, mai avrei immaginato che sarei arrivata anch'io addirittura a 9 spedizioni, quindi non, per me è stato veramente un sogno, sono stata molto fortunata e pensi spero, che tornerai nel prossimo futuro? Non lo so, dipende, adesso il mio progetto è finito, quindi appena usciranno i bandi sicuramente riscriverò qualcosa, però sì, è un'esperienza unica e veramente a me ha dato tanto, ha veramente dato tanto. Immagino che in un contesto del genere la collaborazione, quindi anche in questo caso, sia proprio fondamentale, insomma, imparare a gestire un progetto in team, anche magari competenze di leadership, a volte immagino che ti sia dovuta trovare in certe condizioni di o collaborare o comunque prendere delle decisioni tu. Ma sì, diciamo che i corsi di addestramento, per esempio, adesso che tornando, che l'Enea organizza, prima di andare in Antartide, sono volti anche molto e soprattutto più che attestare le capacità fisiche, perché veramente non attestare il grado di cooperazione e collaborazione, non solo tra ricercatori, ma proprio tra tutto, cioè dal tecnico al ricercatore, al capo spedizione, è un costante, è veramente collaborazione, perché non possono essere disgiunte le due cose. Non si può fare una spedizione in Antartide senza logistica e viceversa, insomma, la logistica, ecco, senza un minimo di ricerca, a meno che, ecco, non si voglia fare tipo adesso con il Covid, durante questa pandemia, un minimo di manutenzione. Comunque programmi di Winter Rover stanno andando avanti, per cui diciamo che la collaborazione è veramente fondamentale, veramente non solo tra scientifici ma a 360 gradi, quindi. Perfetto, mi è piaciuto molto anche quando hai parlato quindi del fatto che non serva necessariamente neanche la laurea, ma competenze di vario tipo sono comunque utili e tutti possono, tutti se hanno, lo certo, dico a discapito certo, perché tu sei in rappresentanza dell'università. Però è vero, nel senso che i tecnici certo sono diplomati, ma tutti sono laureati, eppure vi posso assicurare che il grado di conoscenza, di competenza, di eccellenza è veramente, veramente alto. Quindi, perché appunto nel caso dell'Antartide, perché ho quello di riferimento, tutto è molto più estremo, per cui tutti gli strumenti che magari sono pensati per gli ambienti, tra virgolette, nostri, no? Antropici e urbani, tra virgolette, per cui e non sono pensati per quegli ambienti estremi che non sono solamente caratterizzati dalla bassa temperatura, ma per esempio dal fatto che è estremamente secco come ambiente, la bassa umidità, il vento, quindi sono anche le macchine, o comunque, perché ci sono i mezzi ovviamente, sono sottoposti a sollecitazioni e stress particolarmente estremi. L'elettronica va e non va.
A volte abbiamo anche quello, come per esempio non abbiamo la connessione internet come qui, veloce, perché ci sono problemi di banda, non c'è la televisione, per dire, Netflix, ciao. Vabbè, per un mesetto ne faremo a meno. Grazie, allora adesso passo la parola all'ultima scienziata. Grazie, che con noi andiamo, grazie mille, andiamo ancora più lontani, già non credevamo fosse possibile, ma invece adesso andiamo nello spazio perché è con noi Francesca Faedi, che è ricercatrice in astrofisica. Eccola qua. Ciao, mi vedete? Meglio così. Ti vediamo e ti sentiamo. Ok, allora innanzitutto ciao a tutti e vi ringrazio di essere qui per ascoltare anche a me, insomma, dopo questa bellissima mattinata di confronto. E velocemente vorrei ringraziare Elisa per averci ospitato e per aver fatto questa connessione. Vorrei ringraziare la dottoressa Paolella per aver organizzato tutta la giornata tramite Osimo Lab e il comune di Osimo, e un saluto al sindaco che non si è potuto connettere, che ha avuto problemi. E quindi diciamo che per me essere qui è molto importante, perché penso che parlare ai ragazzi delle scuole sia un po' la missione che noi che facciamo, diciamo, determinate professioni abbiamo, per far capire a loro diciamo il percorso che noi abbiamo fatto. Insieme a Osimo Lab faccio tanta di questa attività, anche insieme a Elisa che ci ha seguito, ci siamo incontrate diverse volte in diversi ambiti, quindi siamo tutti molto sullo stesso piano e ci piace proprio parlare ai ragazzi. Anzi, ringrazio ancora Elisa per avermi messo in connessione con queste scuole che magari non avrei avuto la possibilità di parlarci. Dunque, io che cosa faccio? Sono una ricercatrice in astrofisica e fino adesso mi sono sempre occupata di scoprire esopianeti. Che cosa sono gli esopianeti? Sono dei pianeti che orbitano intorno a delle stelle che non è il nostro Sole, diciamo. Quindi sono degli altri pianeti che formano degli altri sistemi solari nella nostra galassia, e per il momento quello che siamo riusciti a fare è detettarne oltre 4300, cioè trovarne oltre 4300 in una regione relativamente vicina al nostro Sole. Quindi noi sappiamo adesso che esistono oltre 4300 esopianeti con caratteristiche pazzesche. Questo ambito, diciamo, se posso condivido la mia presentazione intanto. Aspettate. Non so se riuscite a vedere. No, vediamo ancora te, dovresti Aspetta. Condividere il tuo schermo. Ci sto provando, ma c'ho un attimo la rotella. Allora continuo a parlare intanto. Comunque diciamo che questa branca dell'astrofisica è relativamente recente, perché fino al 1995 noi non conoscevamo altri pianeti che né quelli del sistema solare, e quindi la nostra conoscenza su come si potevano formare i sistemi planetari eccetera era direttamente connessa alla nostra esperienza del sistema solare. E cosa succede nel 1995? Che due scienziati, cioè un professore e uno studente di dottorato che l'anno scorso è diventato premio Nobel alla fisica insieme al suo professore, hanno scoperto per caso il primo esopianeta, ed è stato proprio lo studente, diciamo forse un po' nella sua ignoranza, a perseverare nell'osservazione di una stella e nel chiedersi perché vedeva un movimento dei dati che non era normale, mentre si attendeva che quello che lui cercava di rilevare dovrebbe essere stato comunque una cosa sempre uguale a se stessa, una misura sempre uguale a se stessa, invece vedeva una variazione in questa misura che lui stava facendo. Non contento e appunto anche forse nella sua ingenuità della parte teorica, perché appunto all'inizio della sua carriera universitaria ha continuato ad osservare questa stella. E questo è stato fondamentale, e molte delle scoperte che poi sono alla base delle scoperte più importanti, che hanno avuto più impatto, sono state un po' fatte in questa maniera. E quindi ha perseverato in queste osservazioni,
e osservando nuovamente la stella in due o tre volte diverse ha visto che questi dati continuavano ad avere un'evoluzione che non era quella fissa, e chiedendosi cosa poteva essere, hanno notato che c'erano delle periodicità, quindi che queste variazioni erano periodiche nel tempo, e chiedendosi che cosa poteva essere e usando sempre la base scientifica di 200-300 anni prima, quindi le leggi di Keplero e le leggi della gravitazione universale che voi studiate adesso a scuola nei vostri libri, hanno ricavato la massa del potenziale oggetto che faceva muovere la stella, che invece loro pensavano essere fissa. Bene, la massa era quella di un pianeta con una massa circa la metà di quella di Giove, ma che orbitava vicinissimo al suo Sole, diciamo. Sapete che Giove da noi sta in una parte esterna del Sistema Solare. Il Sistema Solare da noi è composto da dei piccoli pianeti rocciosi interni vicino alla stella, ok? Quindi Mercurio, Marte, la Terra e Venere. Mercurio, la Venere, la Terra e Marte, e poi ci sono i pianeti gassosi, Giove, Saturno e poi Urano e Nettuno, che sono diciamo mondi di ghiaccio. E quindi la prima scoperta di questo primo esopianeta che è stato trovato già è stata una scoperta devastante per le nostre teorie. Abbiamo dovuto leggere tutta la nostra conoscenza e tutte le teorie di formazione planetaria per poter spiegare come un pianeta grande come Giove poteva finire ad orbitare a 4 giorni. Vi ricordo che il periodo orbitale di Mercurio, che nel Sistema Solare è il più vicino al Sole, è 88 giorni, quindi orbita vicinissimo alla sua stella. Un anno dura 4 giorni e mezzo per questo pianeta, si chiama 51 Pegasi B. E questo appunto stravolse immediatamente tutte le conoscenze pregresse che noi avevamo fino a quel momento, perché il bello di fare ricerca e di andare ad osservare un po' anche come Silvia, che va a fare delle osservazioni pratiche in degli ambienti particolari, è proprio quello di mettere in discussione le teorie. Quindi uno ha un'idea e dice: va bene, questa cosa può funzionare in questa maniera qui, ma come faccio a vedere se è vero o no? Vado a testarla. Come lo testo? Con delle osservazioni. Ecco, questo è quello che fa l'astronomia osservativa, quindi tutti quelli che si recano come me e come tantissimi altri gli osservatori osservano i vari stelle o target che hanno nel loro programma di ricerca, per verificare che le teorie che vogliono spiegare quegli oggetti siano in realtà veri. E così il mondo del questo nuovo campo dell'astrofisica è nato, dicevo, 25 anni fa, ed è stata una sorpresa dopo l'altra, perché pian piano che si scoprivano poi questi pianeti, abbiamo capito che la nostra idea era completamente sbagliata. Trovavamo dei mondi, dei pianeti giganti, anche 5 volte, 10 volte la massa di Giove, orbitare vicinissimi alla loro stella. E più man mano che tecnologicamente abbiamo avanzato, diciamo, le nostre conoscenze, quindi abbiamo migliorato la nostra tecnologia, abbiamo progredito i nostri strumenti, è stato possibile rilevare dei pianeti sempre più piccoli. Quindi siamo partiti dai pianeti giganti come Giove, e in alcuni casi, siccome orbitano così vicino alle loro stelle, ricevono così tanto flusso da parte della stella, che sono addirittura gonfiati, okay, nella loro parte esterna di atmosfera, che diventano più grandi di una stella a certe volte. Ci sono dei pianeti che sono più grandi delle loro stelle, e in dimensione, non in massa, e piano piano, dicevo, tecnologicamente, partendo da questi, siamo poi riusciti a rilevare dei pianeti sempre più piccoli. Quindi ci siamo spostati sulla dimensione di Nettuno e di Saturno, e qui ci sono state delle nuove scoperte. Perché? Perché abbiamo capito che, per esempio, c'è una degenerazione rispetto alla massa. Quindi noi ci si aspettava, secondo dei modelli, okay, che la massa e il raggio di un pianeta seguissero una determinata
legge, passatemi il termine. Invece ci siamo accorti perché per una stessa massa di un pianeta avevamo una varietà pazzesca di dimensioni. Questo cosa significa? Voi a scuola avete studiato che la densità è data dalla massa e dal volume dell'oggetto che voi considerate. Ecco, quindi significava, forse ci sono riuscita? Vedete il mio schermo? Francesca, l'ho condiviso io, se vuoi vado avanti fino a dove vuoi. Ok, allora. E mi dici quando devo andare avanti. Ok, allora velocemente se vai sulla slide numero 2. Ok, questo era quello che dicevo prima, questo è il sistema solare, diciamo la differenza tra i pianeti. Riprendo un attimo velocemente i concetti, se passi avanti. Ancora avanti. Questo è come si forma un sistema planetario, perché anche questo è stato completamente modificato dalle scoperte che abbiamo fatto. Comunque i pianeti si formano, e l'abbiamo scoperto dopo che abbiamo scoperto i primi pianeti, insieme alla loro stella madre, cioè nel rimanente del gas che orbita intorno all'oggetto interno che si sta formando come stella. Ok, avanti. Prima questa cosa non era chiarissima, si pensava, non si sapeva di preciso se i pianeti venissero catturati per gravità oppure se si formassero insieme alla loro stella. Bene, adesso lo sappiamo. Questa slide è molto importante perché vi dà le dimensioni, cosa che di solito voi non riuscite a percepire, di quello che sono i pianeti del sistema solare. Ecco, voi vedete soprattutto nelle prime due figure la differenza tra la stella Sole e i pianeti più grandi del nostro sistema solare, e nella seconda vedete la differenza tra i pianeti rocciosi e il Sole. Quindi se voi doveste mettere un Sole grande come un pallone, diciamo, da mare dentro una stanza, i pianeti piccoli come Mercurio, la Terra, eccetera, praticamente sarebbe un granello di sabbia. Questo non è di solito la figura che voi avete in mente. Non solo le dimensioni, per esempio, tra la distanza che c'è tra la Terra e la Luna, per dire, che sono 385 mila chilometri, non mi ricordo di preciso, e a noi ci sembra abbastanza vicina. In realtà questa distanza può contenere al suo interno tutti i pianeti del sistema solare in fila. Ok, quindi lo spazio in realtà per la maggior parte, una volta che usciamo dalla nostra atmosfera, è vuoto, ok? Questo perché, per dare delle dimensioni che di solito non sono quelle, la Terra nella percezione nostra, la Luna è molto vicino alla Terra, in realtà è vicino ma non è così vicino. Vai avanti Elisa. Questo è come vedete qua sulla destra c'è il flyer che è stato fatto dalla NASA quando è stato scoperto il primo esopianeta. Come vi dicevo, è stato scoperto da un professore di tesi che si chiama Michel Mayor e il suo studente che è Didier Queloz, con il quale ho avuto la possibilità di lavorare tutto il periodo che ho fatto ricerca in Inghilterra. Ancora. Avanti. Vai avanti Elisa. Non si muove. Devo andare ancora avanti? Sì, vai, vai. Scusami. Aspetta un attimo. Indietro. Una indietro. Ecco, la prossima domanda che vi volevo fare a proposito appunto di questo bellissimo nuovo mondo che ci ha fatto scoprire e conoscere la scoperta degli esopianeti è: ma come si scoprono gli esopianeti e come andiamo a vedere, come possiamo capire che intorno ad altre stelle ci sono dei pianeti? Allora, molto banalmente le persone pensano che osservando ad un telescopio noi possiamo vedere direttamente il pianeta vicino ad una stella. Questo in realtà è complicatissimo, ma è complicatissimo, si chiama direct imaging, si fa però solo in determinati casi e per pianeti che stanno lontanissimi dalla loro stella, perché è molto complicato, la stella ha una luminosità così elevata
che praticamente copre tutto l'intero sistema solare che gli circola intorno. Quindi riuscire a vedere degli esopianeti in modo diretto, con immagini dirette, è veramente complesso. Si fa soltanto per degli oggetti lontani, molto lontani, che sono anche molto caldi, quindi molto luminosi, che sono quindi giovanissimi, che si sono appena creati. Ci sono una diversità di metodi che sono man mano negli anni stati sviluppati per scoprire gli esopianeti, ma voi qui vedete che in rosso ne ho sottolineati due, che si chiamano il metodo della velocità radiale, che non è nient'altro che l'effetto Doppler, quello del passaggio della famosa ambulanza che è citato in tutti i vostri libri, per cui quando l'ambulanza si avvicina c'ha una frequenza, quando l'ambulanza si allontana ne ha un'altra, questo è. E l'altro è la fotometria di traccia. Perché questi due ho sottolineato? Perché questi due rappresentano i metodi con i quali vengono scoperti la maggior parte di questi esopianeti, ma non perché sono i più facili, ma perché fondamentalmente sono i più importanti. Tramite la velocità radiale, come vi ho raccontato prima, possiamo pesare la massa di questi pianeti, proprio tramite la terza legge di Keplero. Invece, attraverso il metodo del transito, noi possiamo avere un'idea per sovrapposizione geometrica del raggio di questi pianeti, e questo, avere massa e volume, ci dà la possibilità di sapere la densità di questi oggetti, quindi di conoscere la composizione interna. Ergo, sono rocciosi come Mercurio e quindi hanno un'alta densità, oppure hanno una bassa densità e quindi sono più che altro gas come Giove? Questo comporta tutta una costruzione di un modello di creazione, formazione ed evoluzione del sistema completamente differente, quindi ci fa imparare come questi oggetti non solo si creano, ma anche arrivano nella loro storia ad essere osservati. Se vai avanti, Elisa, di un'altra slide, vedete questo e mandi il video, se puoi. Non riesco perché sono un PDF. Sì, ok, allora che cos'è? Io non riesco a capire perché non riesco a condividere lo schermo. Se puoi riprovare, interrompo un attimo. E click add. Ok, fammi provare perché magari ci provo. Mi sa che vuole una web app che devo aggiungere a Chrome. Non ho mai usato questo software. Non ti preoccupare tanto. Ok. Ok, application window. Se io faccio share. Ok. Application window. Keynote, share. Ce la posso fare? Un secondo, ragazzi, perché volevo farvi vedere questo video, perché è molto immediato, si capisce bene che cosa intendo mentre vi descrivo questa cosa qua. Devo praticamente cambiare qualcosa nel system preferences del mio Mac. E devo aggiungere questa web app di AnyMeeting, altrimenti non me lo fa fare. Vediamo se ce la faccio. E comunque diciamo che questi due metodi, appunto, che danno accesso da un lato alla dimensione dell'oggetto, del pianeta che voglio misurare, e dall'altra alla sua massa, appunto, mi permettono di capire quali sono le condizioni strutturali di questo pianeta. È per questo che questi metodi sono quelli più utilizzati, proprio perché ci permettono di avere questa informazione sulla struttura, sulla composizione interna, e questo ci permette anche di capire se poi questi esopianeti hanno un'atmosfera ed eventualmente come si comporterà l'atmosfera di questo pianeta rispetto alla conoscenza che noi abbiamo dei nostri pianeti del sistema solare, compresa la Terra. Io vado avanti intanto perché qua non mi fa accedere, quindi intanto se vuoi andare avanti
Sì, allora riparto con la condivisione. Sì, perché se riesco poi magari me lo faccio facciamo vedere, vedere dopo. Ok, lo vedi? Sì, sì, ok. Quindi praticamente che cos'è il metodo di transito? Non è nient'altro che la sovrapposizione geometrica del disco di un pianeta. Se qua voi vedevate questo video, avreste visto piano piano un disco nero che passava sopra il centro di questa stella, ok? E quella che viene chiamata la curva di luce, praticamente che si forma sotto, è nient'altro che cosa? Quella che vedete in blu-verde è la luce che vi arriva direttamente dalla stella, quando ovviamente una parte del disco della stella è, così dice, occultato dal pianeta, questa luce diminuisce di una frazione che è direttamente proporzionale al raggio del disco occultato.